Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video serve anche per darvi un paio di annunci. Il primo è che il canale va in vacanza. Il canale va in vacanza perché a partire dalla seconda metà di luglio, infatti sto girando questo il 19 luglio, e l'ultimo che girerò per luglio, sarò molto poco solo in casa. Privacy, addio. Pubblicherò un altro video prima di questo, poi il canale va in vacanza. Il canale, ma non io, o almeno non subito, perché io parto ad agosto. Però ci vado io perché non sarò solo, non potrò girare un po' come cavolo mi pare. O meglio, sarò molto meno solo di prima in casa. E io ho bisogno di privacy per girare i video. La seconda cosa, siccome sono venuti dei nuovi iscritti, volevo ricordare che ho anche un canale ASMR per chi apprezzasse l'ASMR, ben gradito anche dall'altra parte, occhiali storti. Quindi nel box informazioni, da un paio di volte a questa parte, mi sono ricordato di rimettere nuovamente il link al canale ASMR. Scusate per la luminosità, ma oggi sole proprio non ce n'è, vediamo se potremo fare qualcosa. Veniamo però al video vero e proprio. Avevo già girato questo video prima della morte del mio hard disk, quindi lo rifacciamo. Si tratta dell'Icons Tag ideato da Melania Costantino, quindi troverete anche sempre nel solito info box che non guardate mai il link al canale di Melania Costantino, che fra l'altro segue già il mio canale ASMR. Questo tag è molto carino e particolare, infatti sono quelli che accetto io di più. Sono stato taggato da Barbara Cherry Glimmer, che saluto, quindi troverete anche lei nel solito info box che non leggete mai. Ed è particolare perché non si tratta di domande ma di punti. Andiamo a sviscerarlo. Marilyn Monroe ha rappresentato la femminilità sorridente, provocante e fatale. Ma dietro quell'immagine si nascondeva una donna dal passato difficile e dall'interiorità travagliata. Quanto l'apparire definisce il nostro essere? Faccio una critica e una confessione. La confessione è che tutti siamo vittime dell'apparire, in parte me compreso, anche se in giro si sentono tutti quei bei discorsi di ma bisogna guardare l'interiorità, bla bla bla. Siamo tutti vittime dell'apparire. Anch'io una volta mi sono poi successivamente vergognato da morire, ma di per lì mi stavo per mettere a ridere di una persona con la barba colorata, quando poi parlandoci 10 minuti dovevo soltanto che stimarla, perché è se stesso a 360 gradi e in vari campi della vita. Ma me ne sono subito pentito, anche se lui non lo sa, in quanto non abbiamo avuto molto modo di parlare. Spero, se proprio devo stare in questa orribile cittadina, di farlo prima o poi. Quindi, per rispondere alla domanda, ci definisce ancora troppo, sarebbe bene che ci definisse un po' meno. Freddie Mercury, un re incontrastato della musica internazionale, stavo per dire musica, che non è né italiano né inglese. Dei propri look ne ha fatto la colonna portante delle proprie esibizioni ed è stato uno dei primi personaggi famosi a rendere pubblica la propria omosessualità. Sono passati molti anni, ebbene, è ancora necessario oggi che grandi personalità si espongano per educare alla libertà di identità sessuale? Assolutamente sì, secondo me è ancora necessario, anzi non solo è ancora necessario, forse è più necessario che mai. Visto che ormai praticamente che io sappia, tanto per iniziare, non c'è più educazione sessuale nelle scuole, perché non è, ricordiamoci che l'educazione sessuale non serve solo e soltanto ad evitare gravidanze in età indesiderata. Sicuramente è un'opzione, ma non dimentichiamo le malattie sessualmente trasmissibili che si possono prendere se non si è adeguatamente informati, a prescindere dall'orientamento sessuale. Quindi il fatto che non si parli di educazione sessuale fa sì che non si parli neanche di omosessualità.
l'omosessualità, vista considerando anche una forte influenza ancora degli ideali cattolici, soprattutto dell'Antico Testamento, che condanna l'omosessualità, è ancora vista come la cosa negativa che non dovrebbe essere, quando vorrei ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha eliminata dalle malattie mentali da ormai 28 anni. Quindi sì, è ancora necessario, e in questo facciamo i complimenti alla regina Elisabetta, che ha, come dire, legalizzato, tra virgolette, l'omosessualità anche del re d'Inghilterra, congiuntamente al fatto che hanno il matrimonio ugualitario, a differenza nostra che abbiamo a fatica le unioni civili. Twiggy, icona delle prime donne filiformi, come possiamo oggi far comprendere che la bellezza non risiede e non può essere determinata dal peso? Ricollegandomi al coming out, potrei dire nuovamente con l'esposizione: il modo migliore per abituare il popolino, gli arretrati, a qualcosa di nuovo, quindi di pauroso, anche in maniera, spesso in maniera emotivata, è l'esposizione. Non so, prendiamo una Passion Makeup 89 che ha iniziato a fare video quando pesava 150 kg. Bene, se tornassi indietro, Alessia, rifallo di nuovo, perché non ci si può vergognare di qualcosa che non si è chiesto e di qualcosa che non fa male agli altri, semmai può far male alla salute della persona stessa, ma questo è un altro discorso. Quindi, secondo me, il trucchetto è l'esposizione. Lapu Elkan, rampollo della famiglia Agnelli, è divenuto per lungo tempo icona di stile, eppure la cronaca ne ha registrato comportamenti al limite con la sopravvivenza. La ricchezza rende davvero felici? La ricchezza aiuta, non facciamo gli ipocriti, la ricchezza aiuta perché toglie diversi pensieri. L'importante, secondo me, è non vivere questa ricchezza in solitudine, perché se no, ovviamente si finisce per accumulare, 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 per riempire questa solitudine e non godersi più nulla. Diciamo che il connubio perfetto sarebbe ricchezza più ricchezza anche a livello di vita sociale, di vita lavorativa soddisfacente. Visto che i soldi si spera che permettano di fare quello che più ci piace, non lo so. Uno youtuber con i soldi può permettersi di farlo youtuber, per esempio, se è la sua passione in YouTube. Una persona con i soldi si può mettere, non lo so, a fare il recensore negli hotel, che sarebbe uno dei lavori dei miei sogni. Due esempi di questo genere, insomma. Mina, insuperabile cantante che ha dettato la moda del suo tempo. Imprigionata dalla sua immagine, decide di ritirarsi dalle scene e non apparire più in pubblico. Quanto è condivisibile questa scelta? Se oggi apparisse sui palcoscenici, appesantita dai chili e dall'età, sarebbe meno amata? Io credo che non sia una scelta nemmeno da discutere, perché il fatto di essere un personaggio pubblico non può prescindere dall'essere persona. E quindi ci sarà la persona che ama le scene fino all'ultimo secondo, e ci sarà la persona che arriva a un momento che non ce la fa più. Quindi non c'è nulla da discutere. Certo è che, per rispondere alla seconda parte della domanda, se ritornasse, secondo me sarebbe fortemente acclamata. Mina è Mina, e c'è poco da aggiungere. Ultima, un'icona in cui ti identifichi o che costituisce il tuo ideale e tagga. Allora, quindi guardate il video fino alla fine se volete sapere di tagga. Io mi sono fortemente identificato in un personaggio e in un attore. Il personaggio è Remus Lupin della saga di Harry Potter, in quanto, sebbene forse vi aspettavate un personaggio omosessuale tipo Albus Silente, mi ritrovo più nella condizione di emarginazione che affligge Remus Lupin, che pur essendo eterosessuale, infatti sposerà Tonks, però vive comunque l'emarginazione a causa della sua licantropia, che fra l'altro non è nemmeno ereditata, ma acquisita a causa di un morso di un altro lupo mannaro. E quindi mi ritrovo molto in lui, che
purtroppo è insomma, una personalità emarginata. Secondo me era anche perché ha visto Harry Potter uno dei migliori insegnanti, ma purtroppo a causa della maledizione lanciata da Voldemort, ogni insegnante non può durare più di un anno. La seconda personalità, la seconda persona in cui mi identifico molto è Keanu Reeves. Non so se si pronunci così. Comunque, Keanu Reeves perché ha avuto una vita molto difficile. E questo ha fatto di lui una persona estremamente sensibile. Spesso, usando un becero maschilismo, facciamo l'errore di collegare necessariamente la sensibilità alla donna. Oppure, ancora la sensibilità all'uomo gay. Ci sono persone gay che hanno una pietra al posto del cuore, ci sono donne che hanno una pietra al posto del cuore. Viva gli uomini e le donne sensibili, viva anche chi non si sente né uomo né donna, ma conserva la sensibilità. Tagghiamo, io ho deciso di taggare già ieri quando avevo girato questo video, Sontina F e l'angolo degli arcani, un po' perché non mi ricordo bene chi fa i tag, un po' perché non riesco a vedere le iscrizioni avendone quasi 840. Comunque, se qualcun altro volesse fare questo tag, è benvenuto. Io taggo Sontina F e l'angolo degli arcani. Bene, il video sarà durato già una vita. Vi chiedo scusa ancora per la luminosità. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella e non perdere i prossimi, per non perdere i prossimi video, perché i video non vanno via. Noi ci vediamo dopo le vacanze del canale, spero ad agosto. Ciao!